Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Livorno, fossi e non canali, di Riccardo Ciorli. I fossi sono cosa ben diversa dai canali. Vediamo perché. Il 28 marzo 1577, con la posa della prima pietra, viene dato l'avvio alla costruzione delle mura volute dai Medici per difendere il loro porto, quello di Livorno. Seppur ambizioso, il grande progetto di Bernardo Buontalenti viene portato a termine, anche se negli anni subisce diverse modifiche ed aggiustamenti. Per avere un'idea di quello che viene realizzato, basta confrontare le due piante, quella del progetto originario e quella del 1610, che descrive con precisione militare la conformazione del sistema fortificato, tralasciando volutamente la presenza dei fabbricati. È visibile in alto a sinistra l'ingombrante mole della Fortezza Nuova, quando ancora aveva la sua forma originaria, poi ridimensionata per far posto alla costruzione delle quartiere della Venezia Nuova. Sono altresì visibili, in basso a sinistra della Fortezza Vecchia, la linea segmentata lasciata dalla presenza delle mura del 400, mentre con un tratto più lieve sono segnalati i cavalieri in terra, che delimitano il terrapieno dei tre bastioni. La cosa che però è più evidente è la presenza del circuito del Fosso Reale, che, partendo dal forte di Porta Murata, circuisce le fortificazioni fino a ritornare al mare nei pressi della foce dell'antico canale dei Navicelli, sotto la Fortezza Vecchia. Lo storico Santelli afferma nel suo manoscritto che non è noto l'autore del disegno del Fosso Reale, anche se l'attribuzione è molto probabilmente dovuta a uno dei contemporanei del Buontalenti, come il Cantagallina o il Cogorano. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.